preoccupava io, c'è sta gattela, c'è sta gattela, c'è sta gattela. Arabra porta cacca fuori, c'è sta gattela, c'è sta gattela, c'è sta gattela. Non ti preoccupava io, c'è sta gattela, c'è sta gattela, c'è sta gattela. Arabra porta cacca fuori, c'è sta gattela, c'è sta gattela, c'è sta gattela. Signore e signori! Di chi è questo, tuo? Lo rilasciamo a lei! Matteo Paolillo, vieni, accomodati! Benvenuto! Prego, 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 prego! Voilà! Eccoci qua! Suona meglio mare fuori. Volevo farti domande. Hai fatto benissimo, io ti ringrazio. Sì, sì, ma con mare fuori ha tutto un altro sapore. Ma a proposito di mare fuori, non vorrei fare spoiler, anche se poi la serie esce già completamente su RaiPlay, poi va in televisione, eccetera, eccetera. Il tuo personaggio, non voglio dire che sia morto, ma non sta benissimo. Cioè, non lo voglio dire io, non voglio su. Diciamo che mi sono svegliato un po' col mal di testa oggi. Non è proprio messo bene. Cosa succede da qui in poi? Chi lo sa, aspettiamo tutta la messa in onda. Aspettiamo, ti hanno dato questa indicazione, non aspettiamo, si può dire niente. Aspettiamo niente, tutta la messa in onda e poi ne parliamo. E poi ne parliamo. Purtroppo. Com'è stato? A me affascinano sempre gli attori che devono recitare un ruolo da cattivi, soprattutto quando non lo sono poi di persona, che sono, devo dire, il 99% di quelli. No, hai ragione. Però ti vedo tu bello sorridente. Com'è stato fare il cattivo più cattivo della serie? In una serie dove comunque anche i più buoni sono cattivi, quindi... Sì. Divertentissimo. Vabbè, no, in realtà, cioè, non è che ci sono buoni e cattivi. Io non lo giudico il personaggio, cerco di capire perché si comporta in un certo modo, quindi è stimolante cercare di mettersi nei panni di uno che soffre e capire quali sono le dinamiche che poi non riesce a gestire con la rabbia, eccetera, no? Non giudico il personaggio, è una cosa, devo dire, molto bella. Ti è mai capitato di dover interpretare qualcuno o pensi che sarà un problema in futuro? Interpretare qualcuno che, leggendolo sul copione, ti sta proprio sulle palle? C'è un personaggio che dice: ma io questo lo odio a pelle. No, perché dipende dall'approccio. Cioè, quando leggo un personaggio, cerco di mettermi nei suoi panni subito. Non, sto sempre dalla sua parte. Ah, ok, non c'è anche mai se stai leggendo, sì. Anche se stai leggendo un serial killer, non cerchi di dire: ma questo è un serial killer. Pensi solo a come potresti farlo al meglio. Cerchi di capirlo, questa è l'unica cosa che puoi fare. Secondo te, ogni tanto ciclicamente escono un po' delle polemiche su, da Gomorra, ma forse anche prima, sulla responsabilità che certe serie hanno nel raccontare la verità, soprattutto quelle seguite dai ragazzi giovani. Tu come la vedi su questo argomento? Allora, innanzitutto dovrebbero essere cose vietate ai minori, poi ovviamente non sempre si rispetta questa cosa, però ecco, secondo me il problema sta alla base, cioè all'educazione, alla visione. L'arte non si può assumere sempre la responsabilità di educare. Anzi, non dovrebbe proprio, sì. Cioè, l'arte è quella che racconta la verità, certo, la realtà, e quindi il compito dell'artista è quello di raccontare la verità nella maniera più vera e cruda possibile. Poi ovviamente alcune cose vengono un po' edulcorate, perché altrimenti sarebbe un inferno, però ecco, dovremmo concentrarci sull'educazione alla visione, capire che quello che stai vedendo è finto o comunque che sta raccontando una storia. Cioè, se vedere una serie violenta ti ispira violenza, vuol dire che sei già un soggetto potenzialmente violento, non è il problema della serie. Chiaro. È come, per esempio, l'altra volta dissi, perché questa poi è una cosa che si dice spesso, no? Sì. Se entri a vedere un quadro dove c'è una testa mozzata, tipo, non so, la decapitazione di Caravaggio, no? E ti viene voglia di decapitare qualcuno, vuol dire che sei te il problema, non è Caravaggio che ha fatto quel quadro. No, poi, per quanto Caravaggio fosse... Come dicevi tu, lavorare sull'educazione, a capire che quello che si vede non è la realtà. Anch'io faccio sempre l'esempio con le mie figlie, cioè, se vai a vedere Batman e poi ti viene voglia di lanciarti da un palazzo, cioè, esatto. Quando Rita Pavone cantava "datemi un martello", io non ho visto gente in giro. A parte che non ero nato, però. Effettivamente, no, ma credo di ricordare più o meno neanch'io. Come sta andando la gestione di questa grande popolarità che vi ha dato questa serie? Ne abbiamo parlato anche con Massimiliano Caiazzo. Sì, ho visto la sua puntata, bellissima. Sì. No, bene, incontro un sacco di persone, parlo con un sacco di persone, a volte sono di fretta, faccio solo una foto, però bene. Però Napoli nell'ora di punta ci puoi ancora andare in giro, devi scegliere gli orari. Ho i miei metodi, che sono? Diciamo. Se li dici non valgono più, però il bello dello spettacolo è anche la cosa. Quali sono?
Vabbè, diciamo, intanto ho scoperto una funzione ottima di Google, si può dire Google Maps, oppure sì, si può dire, sì, di Google Maps, che tu clicchi e ti dice non affollato, più affollato, ah, del certo, solito, certo, e quella per me è una salvezza, sì, cioè vedo quanta folla c'è e quindi capisco. Ma dove è meno scaltro, non ci dove mai c'è pensato. Meno affollato del solito, sono tu vai lì, bello, quindi bello. Cercatemi nei posti meno affollati. Esatto. Sei il miglior testimonial per i peggiori locali di, esatto, di Napoli, esatto. Perfetto. Infatti ogni volta che vado nei posti mi dicono ma che ci fai qua? Io ho guardato, c'è, non nessuno. C'era nessuno, ero l'unico, ero l'unico. Esatto. Stavo pensando mentre parlavi che solitamente i teen idol, le teen star, non so, penso a Disney, fanno un percorso per cui iniziano molto edulcorati, angelici, principi e principesse e poi finiscono criminali. Voi fate il contrario. Il contrario, sì, partite già criminali, il futuro cinematografico ovviamente, che cosa ti piacerebbe fare? Ma mi piacerebbe raccontare tante storie, mi piacerebbe fare un biopic sulla vita di qualcuno realmente esistito, mi piacerebbe fare un pugile. Un pugile? Sì. Ah, perché ti piace lo sport, sei appassionato di quello sport? Perché non sono proprio un pugile, però ho fatto box ogni tanto e trovo che sia molto simile alla recitazione, cioè stare in scena è un po' come fare un incontro di box, perché devi sempre ascoltare la mossa dell'altro, devi essere pronto a rispondere con la tua mossa. Ah, non l'avevo mai vista sotto questo aspetto, ma è sicuramente è così. Anche un'intervista è così alla fine. Anche un intervista, sì, beh, è vero, è un incontro di... E tu sei un grande pugile. È un incontro di pugilato. È un piccolo incontro di pugilato. Oltre al pugilato, nei tuoi momenti liberi che riesci a ritagliarti, anche se poi io penso ingenuamente che gli attori abbiano più tempo libero di quello che poi in realtà è, perché mi immagino che quando hanno finito di fare un film poi si prendono delle lunghe pause. Invece sì, diciamo che c'è la pausa tra un set e l'altro, che io riempio con la musica, quindi alla fine non c'ho mai pausa. Non riesci. Però nel tempo libero, non lo so, ultimamente c'è questa moda del padel che però ancora non ho praticato, però sento tutti che dicono dai andiamo a fare padel. Il lavoro dell'attore è come un grande incontro di padel, Matteo. Sì, è perché tu batti e l'altro risponde, e a volte hai un vetro che ti rimbalza. No, sì, effetti, no, è divertente. Sì. Giochi a tennis? A non tennis... c'entrano niente i due sport. No, pensa, ti dico una cosa. Il mio primo cortometraggio è stato su un personaggio che giocava a tennis. Ed ero a scuola, al centro sperimentale, al primo anno. Al primo anno, mi sto dilungando troppo. No. Al primo anno non si possono fare cortometraggi, però io ho avuto un permesso speciale per fare questo cortometraggio perché ero l'unico che sapeva giocare a tennis in tutta la scuola. In realtà non era vero. Quindi sono stato 2 mesi a farmi, tutto il giorno così. Mazzi, per imparare almeno le fasi. Fare questo cortometraggio. Sì. E poi, dopo la proiezione, ho detto al regista, guarda, io non ho mai giocato a tennis prima. Però alla fine, lui l'aveva capito, l'aveva intuito? No, non l'aveva intuito. Era stato bravissimo. Era stato bravo. Perché alla fine il ruolo dell'attore è come il tennis. È un po' come il tennis. Visto che parlavi prima della musica, che è l'altro tuo lavoro. Che è un po' come il golf. Che è un po', la musica è un po' come il golf, perché comunque si tratta di... Tiri un pezzo e poi vedi se arriva. E poi vedi dove va a finire, se vai in buco oppure no. Se fossi obbligato a scegliere, questa è una domanda fastidiosissima, a me la fanno spesso, radio, televisione, te e la tu che scegli? Allora, io dico che da un punto di vista economico, la TV. Ok. Da un punto di vista della libertà, della leggerezza con cui fai le cose, la radio è per certi versi imbattibile, perché ti lascia proprio più libertà di espressione e tutto quanto. Cinema, musica, tu come... dove andresti a parare? Non lo so. Non so scegliere. Mm. Io ho sempre fatto l'attore. La musica è sempre stata una passione, un hobby, uno sfogo, la scrittura, eccetera. E poi con Mare Fuori queste cose si sono unite, ho fatto la colonna sonora, ho fatto altre canzoni, adesso io continuo a fare quello che ho sempre fatto, ma è diventato un secondo perché lavoro. Perché sei nel momento in cui stanno un po' decollando tutte e due, sì. Devi essere pratico, pensare ai soldi, anche lì, chi è che guadagna, esatto, di più? Attore o cantante? Secondo me il cantante. Guadagna di più il cantante? Sì. E allora fai la musica. Basta. Però i soldi non fanno la felicità. No, è vero. Sì, no, è vero. È sempre meglio fare quello che ti va di fare che quello che ti paga di più. Perché la felicità è un po' come una partita a pallavolo. Sì. No? Sì, perché dai, te sì, l'alzi, qualcuno la te la schiaccia, ma tu devi essere bravo. Pronto a prenderla in mano. A tirarla su. Potremmo quando la felicità piove, la devi beccare. Devi riuscire a prenderla e tirarla su. Andrei avanti con queste metafore. Bellissimo. Facciamo tutta la serata per tutta così. La serata, ma intanto ti faccio un grandissimo applauso anche da parte di tutto il pubblico. Matteo Paolillo è stato con noi, grazie mille. Matteo, in bocca al lupo per il cinema, per la musica, tutto quello che vorrei fare, grazie mille. Grazie. Matteo Paolillo! Grazie.
sotto il cielo c'è sto Marco, giusto Marco, giusto Marco.